Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker portiamo la testimonianza di Linda Mosca, psicologa e imprenditrice. Lei infatti ha aperto una sua casa famiglia a Maddaloni, zona Caserta, e si è avvicinata al network marketing perché stanca della vita che stava vivendo e decisa quindi di poter iniziare un nuovo percorso di vita mettendo il cuore all'interno di questa attività, come infatti mi auguro che riuscirete a vedere in questo episodio. Quindi vi lascio a Linda. Ciao, sono Linda Mosca e vengo da Caserta. In realtà da Maddaloni, che è una cittadina in provincia di Caserta. Sono una psicologa, ma nello stesso tempo sono anche una imprenditrice, perché ho una casa famiglia per anziani. Ho iniziato questa attività nel 2012, l'attività di dirigente della casa famiglia per anziani, ma precedentemente ho sempre lavorato nell'ambito psichiatrico. Già nel mentre mi stavo lavorando ho iniziato a lavorare nei vari centri, quindi CERT, case di cura, sono stata responsabile di un'altra casa famiglia per pazienti psichiatrici. Quindi sono arrivata ai miei 39 anni in cui ho deciso di dare una svolta alla mia vita, non perché non mi piaccia più il mio lavoro o per l'amore che io trasmetto ai vecchietti e nonnetti che sono nella mia casa, ma perché per poter dedicare amore e poter dedicare tutte le cure necessarie di cui loro hanno bisogno, nello stesso tempo devi anche dedicare loro tempo necessario, il che significa a volte dover toglierti tutto il tempo per poterlo poi donare a loro, offrirlo a loro e quindi deprivarti un po' della tua vita. L'ho fatto tuttora con tutto il cuore, con tutta me stessa, aiutata da un team di collaboratori seri, ma sono arrivata adesso ad un punto della mia vita in cui capisco e mi rendo conto che il tempo è importante, che la vita è preziosa e quindi è necessario veramente cambiare, fare uno switch. Io sono sempre stata una persona molto curiosa, sempre molto motivata a fare di meglio, sempre con grandi aspirazioni, sempre alla ricerca di nuove avventure, di nuove opportunità. Quindi non mi bastava più adesso la casa famiglia, ma soprattutto per un'esigenza personale. Ho deciso di iniziare l'attività di network non perché sapessi di cosa si trattasse, ma soltanto perché volevo sapere di più del network, di network marketing. Quindi per la mia brama di conoscenza, per il mio desiderio di approfondire e di aumentare le mie conoscenze. Seguivo Gigi già da tanto tempo, Gigi Baccaro, perché è stato uno dei pochi che mi ha sempre ispirato fiducia. Credevo fortemente in quello che lui diceva. Ci siamo sentiti quindi tramite Facebook e abbiamo deciso di iniziare l'attività. Già da allora, nel momento in cui c'è stato il primo scambio di dialogo tra di noi, è cambiato qualcosa dentro di me. Aumentava sempre di più il desiderio, sempre di più la voglia di saperne di più, la voglia di poter partire e di andare avanti subito e di agire. È stato emozionante poterlo iniziare a fare, soprattutto in questo settore, soprattutto con l'azienda con la quale noi collaboriamo. I primi tempi non sono stati facili, ma niente impossibile. I primi tempi io mi sono focalizzata sulla conoscenza dei prodotti e sulla formazione, perché io volevo saperne di più, volevo conoscerli, volevo poterli provare e poterli poi dopo consigliare a tutti quelli che avevo attorno a me. Questo per quanto riguarda i prodotti e quindi per quanto riguarda la fatturazione e quant'altro. Invece per quanto riguarda la crescita professionale, quella è avvenuta da subito, perché contemporaneamente alla conoscenza dei prodotti c'è la formazione, che è una parte fondamentale, io penso, in ogni campo di vita. Senza formazione, senza crescita professionale ma anche personale, perché significa anche dover superare tanti limiti, e a me ha dato tanto questa attività di network dal punto di vista personale, perché ero in un momento incasinatissimo della mia vita, in un momento pieno di problemi, e mano a mano, grazie al team, grazie alle altre persone che mi erano vicine, grazie anche a Luigi, io sono riuscita davvero a liberarmi di tutte quelle zavorre inutili che avevo e che portavo e che mi rallentavano nel mio cammino. Ogni giorno, man mano che io mi liberavo di una zavorra, per me era sempre un passo in avanti, sempre una conquista. I casini non sono mai finiti, cioè nel senso che ogni giorno c'erano sempre casini, ma si risolvevano e li affrontavo in una maniera diversa rispetto a come li affrontavo prima, perché mentre prima non avevo alcun'altra alternativa, io avevo la convinzione di essere destinata a dover avere questa vita, quindi una vita di ristrettezze non soltanto economiche ma di ristrettezze anche temporali, quindi di deprivazione proprio di divertimento, non avere la possibilità di poter viaggiare quando volevo, sebbene ne avessi poi la possibilità
possibilità, nel momento in cui mi sono resa conto di questo, tutto è, diciamo, è diventato un sogno che si stava avverando. Quindi il mio sogno era appunto la libertà, e grazie a questa attività di network lo vedo e l'ho visto ogni giorno sempre più vicino. Attualmente posso dire di essere molto soddisfatta, anche se non mi accontento di quello che ho raggiunto, però sono grata a me stessa, ma anche a tutti quelli che mi sono stati vicino, perché ho superato tante difficoltà, ho superato tanti ostacoli e nello stesso tempo mi sono anche tanto divertita, ho conosciuto tante persone fantastiche, ho stretto amicizie di valore, quindi la mia vita ha acquistato già tanto valore rispetto a quanto non ne avesse prima. Per quanto riguarda poi l'attività in sé per sé, fare network nel vero senso della parola, io penso che sia un qualcosa da fare senza pensarci più di tanto. Io ho un'azienda, ho tante tasse, ho tanti pensieri, il telefono squilla sempre, non lo posso mai spegnere, tasse da pagare continuamente, problemi che ogni volta sorgono, quindi sei sempre sul chi va là, sempre la tensione che ti cala sulle spalle, sempre una spada di Damocle qui dietro. Allora, nel momento in cui ho iniziato l'attività, mi sono resa conto che non c'erano costi, non c'erano rischi, non c'era alcuna problematica se non quella di dover fare, ma fare divertendoti anche nello stesso tempo, fare nella spensieratezza più totale, ma fare anche però con tanto impegno e costanza, il che non mi fa paura, perché io mi sono impegnata tanto nella mia vita, quindi adesso impegnarmi per qualcosa che è così bello ti viene naturale. Nel momento in cui tu ti rendi conto di questo e fai il paragone con quello che è stata la tua vita, dici: cavolo, ma perché non ci ho pensato prima? E se io adesso ne dovessi parlare a qualcuno, e quando ne parlo con tutti quelli che si trovano in difficoltà, che si trovano anche nelle mie stesse condizioni, o che hanno aziende che sono appunto tartassati dallo Stato, sono tartassati sotto tanti punti di vista, io glielo propongo con tutta la felicità, ma la convinzione e la consapevolezza, perché io ho potuto testare su me stessa che non c'è un'alternativa migliore. Avere questo piano B rispetto ad una vita che comunque è un piano A, che ti porta tanto, che ti porta anche ad ammalarti poi, a toglierti tutte le energie, a vivere anche a volte nella negatività, tu tra negatività e positività, tra pro e contro, metti sul piano della bilancia e scegli sempre quello che è più bello, più leggero, difficile, sì certo, ma come abbiamo sempre detto, non impossibile. Allora lo consiglio davvero con il cuore, ma perché è un'attività che ti dona tanto dal punto di vista non soltanto, ecco, economico, sì, perché ti cambia la vita, te la può cambiare, ma questo dipende da te, sei tu a doverlo decidere, mentre io mi devo accontentare di uno stipendio, che quello è, quello deve essere. Con questa attività possiamo decidere quanto, noi possiamo decidere, non sono gli altri a decidere per noi quanto dobbiamo guadagnare, quanto dobbiamo lavorare, dove dobbiamo lavorare, se dobbiamo lavorare, se io non voglio lavorare non lavoro, se voglio lavorare lavoro, tutto dipende da quello che voglio fare nella mia vita, da quelli che sono i miei obiettivi. Mentre oggi sono costretta a dover mettere la sveglia, a dover correre ogni momento, anche un'ora prima di partire per un viaggio, sono costretta a correre. Con questa attività non si dovrà correre. Correre per poter raggiungere più in fretta gli obiettivi, ma se tu vuoi raggiungere anche un obiettivo più a breve termine, più piccolo, hai tutta la spensieratezza e tutta la calma possibile per poterlo raggiungere. Quindi io penso che non ci sia attualmente, soprattutto anche statisticamente, con i dati alla mano, non ci sia alternativa migliore. Io personalmente ho deciso di farlo diventare la mia attività principale, ho deciso di chiudere con la mia vecchia vita, di iniziare una nuova vita, una vita vera, una vita fatta di cose belle, fatta di positività, una vita in cui io mi possa circondare di persone che non cercano di scalciarti, che non cercano di provare a schiacciarti, che non cercano di infangare il tuo nome per poter prevalere, ma è una vita dove tutti collaboriamo insieme, gente che aiuta altra gente, tutti che aiutano tutti, e quindi questa non competitività, tra virgolette c'è una competitività, ma è positiva, perché tutti aspiriamo a raggiungere il meglio, ma ci aiutiamo a vicenda, non facciamo a o dobbiamo lì stare veramente a prenderci a pugno per poter raggiungere per primi il primo posto, ma tutti siamo nella stessa direzione, tutti orientati a raggiungere il meglio. Per il mio modo di essere anche, questa forse è la mia dimensione giusta. Allora dico: cosa si perde ad iniziare questa attività? Niente. Cosa si guadagna?
Io posso garantirvi che si guadagna tutto, 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 perché non c'è niente di più importante della propria vita. Può sembrare retorica, ma non lo è, perché se pensiamo a quante persone corrono, si ammazzano veramente e muoiono alla fine per il lavoro e vivono per lavorare, è deprimente, è angosciante e chi ha la possibilità di farlo la deve cogliere al volo. Io sono felicissima di averlo colto al volo, sono felicissima di poter farlo, sono felice di andare avanti e invito tutti, ma proprio tutti, a pensarci e a rifletterci, ma soprattutto anche perché la vita è caduca e tu lo sai, e quindi non bisogna aspettare, il tempo passa velocemente, quindi non bisogna mai aspettare, ma cogliamolo veramente al volo, e ve lo dico con il cuore e con una che ne ha passate, tante, veramente tante.